Bisogna intanto dire che la situazione fortunatamente è migliorata rispetto alla fine di marzo, ma nonostante questo è una situazione ancora drammatica e sicuramente siamo ancora lontani da aver superato il problema dell'epidemia e da aver domato questo vero e proprio mostro. In questo momento nella rianimazione di Rimini ci sono ancora 20 pazienti di cui la maggior parte, diciamo 18 su 20, è ancora intubato e ventilato. Il dato è importante perché la rianimazione di Rimini normalmente ha 15 posti letto, che vuol dire che noi stiamo ancora occupando più posti letto solo per pazienti Covid di quanto sia la possibilità di ricovero normale in rianimazione. Va detto un'altra cosa, perché fino adesso in qualche modo la popolazione è stata risparmiata dalle cattive notizie. L'altro giorno sono usciti dati di New York relativi alla mortalità nei pazienti sottoposti a ventilazione artificiale. 88%. Sono morti praticamente tutti. Fortunatamente la situazione a Rimini, pur essendo grave, non è arrivata a questa drammaticità. La nostra mortalità è largamente inferiore, ma si tratta comunque di una malattia terribile, una malattia che in 40 anni che io faccio questo tipo di lavoro non avevo mai visto in questa drammaticità. La popolazione deve sapere che noi stiamo ancora cercando di domare un mostro e se ci sfugge di mano sarà una strage. È per questo che è importante mantenere tutte le misure che sono state prese, che sono state le uniche misure che si sono rivelate efficaci nel ridurre i contagi e di conseguenza nel limitare la mortalità. All'ospedale di Rimini, ad oggi, abbiamo avuto oltre 100 morti da Covid e siamo stati uno degli ospedali più fortunati d'Italia perché rispetto al numero di ammessi i nostri dati sono stati dei dati buoni. In altri ospedali è stata una strage. Ricordiamoci che ad oggi in tutto il mondo ci sono stati 240.000 morti. Un numero spaventoso. Solo negli Stati Uniti ci sono stati il doppio dei morti del Vietnam. Solo in Italia ci sono stati 15 volte i morti della strage del Vajont. È di questo che stiamo parlando. Le persone devono avere la consapevolezza nel prendere delle decisioni di allargare i limiti finora imposti che non abbiamo ancora domato il mostro. Prendere decisioni sbagliate in questo momento sarebbe la peggiore delle cose possibili. Io voglio fare un appello a tutti, popolazione in primis e politici, a nome di tutti gli infermieri e i medici che hanno partecipato a questa battaglia. Ci avete chiamati angeli, eroi, ci avete applaudito. Adesso abbiamo noi una cosa da chiedervi. Dovete crederci. E questa volta vi preghiamo, fate quello che vi chiediamo noi. Se volete che vi aiutiamo, dovete tener conto che noi siamo ridotti allo stremo. Abbiamo lottato per la vostra salute, ma adesso siete voi che dovete aiutarci. Non dovete ancora uscire. Dovete mantenere le disposizioni che vi sono state date. Tutti abbiamo voglia di uscire, di andare a correre, di andare al mare. Non si può ancora fare. In Italia ci sono stati oggi 150 morti tra i medici e un altissimo numero di decessi anche tra gli infermieri. Noi ci siamo battuti per voi. Adesso abbiamo bisogno del vostro sacrificio, perché altrimenti tutte queste morti, di cui alcune purtroppo anche di medici della zona di Rimini e di Riccione, ricordiamocelo, onoriamo i nostri caduti, rispettiamoli e per farlo vi preghiamo di cuore, vi preghiamo tutti. Rimanete a casa, non fatevi portare da aperture che a volte hanno solo un significato pubblicistico. Il mostro non è stato domato, abbiamo bisogno ancora di tempo per domarlo e lo possiamo domare soltanto insieme se ognuno farà i suoi sacrifici. Noi facciamo i nostri, voi purtroppo ancora per almeno 15 giorni dovrete fare i sacrifici che vi sono stati chiesti, comprendendone la ragione e avendo pazienza. Grazie.